Ciao ragazzi, bentornati nel canale. In questo video facciamo una breve chiacchierata sul settaggio dei microstep per i motori delle nostre stampanti. In generale si pensa che più ho settato un alto valore di microstep, e migliore sarà la qualità di stampa. In linea teorica questo è vero, ma nella realtà ci si scontra con due problematiche principali che analizzeremo. Quindi vedremo un'elettronica comune a 8 bit che utilizza un Atmega 2560 come la MKS Gen L. E ne vedremo la reale applicabilità. Poi installeremo l'elettronica in una Tronxy C5 e faremo una prima stampa. Poi in successivi video faremo dei test con varie configurazioni di microstep. Iniziamo spiegando brevemente come funzionano i microstep in un motore passo passo di tipo bipolare, come quelli che usano le nostre stampanti. I motori passo passo hanno degli step fisici che dipendono da come è costruito il motore. Nel nostro caso, lo step fisico è di 1,8 gradi. I microstep è una suddivisione dello step fisico, fatto tramite un controllo parziale delle due bobine del motore. In pratica, invece di accendere e spegnere le bobine a piena potenza e determinare il movimento a step interi, le si alimenta con potenze differenti, ottenendo quindi un movimento parziale del rotore. E questo ci porta al primo problema. I microstep hanno una forza di torsione inferiore allo step completo. Più creiamo suddivisioni e più diminuisce la forza di torsione del rotore. Ora, questo che vedete è un documento preso dal sito di RepRap, dove viene fatta un'analisi sulla minore torsione generata dai microstep in funzione di quanti microstep usiamo. Come potete vedere, già a 16 microstep utilizziamo solo il 10% della potenza del motore. Allora, non sono sicuro, ma questi motori dovrebbero avere una torsione di circa 4 kg a piena potenza, cioè alimentati a 2 ampere per fase. Quindi, alimentati a 1 ampere, che è
l'alimentazione che abitualmente io uso per X e Y, facciamo che sono all'incirca 2 kg di forza. Il 10% sono 200 grammi. A 16 microstep. Quindi utilizzando 32 microstep saranno circa 100 grammi di torsione e 50 grammi a 64 microstep. Capite che questo crea problemi nel corretto posizionamento del carrello. Ancora maggiore se pensiamo alle stampanti che hanno il bed mobile, che è molto pesante. Ora, a questo discorso aggiungo che però nelle nostre stampanti abbiamo un sistema in movimento dinamico continuo con delle masse e delle inerzie. Nel posizionamento, la precisione del microstep interviene nella fase di frenata del movimento, che è molto diverso dalla forza necessaria per iniziare un movimento del carrello partendo da fermi. Ci sono degli attriti da vincere nell'iniziare un movimento. Quindi, anche se le forze in gioco sono in assoluto molto basse, per alti valori di microstep, potrebbero essere sufficienti per un buon posizionamento. Bisogna provare. Ora passiamo al secondo problema, i limiti dell'elettronica Arduino. Ora, nello specifico andiamo a guardare la configurazione più tipica fatta con Arduino ATmega 2560 funzionante a 16 MHz. Sempre dal sito di RepRap, in questa pagina possiamo vedere le velocità massime che le varie elettroniche possono raggiungere con varie configurazioni di microstep e pulegge. Quella che interessa a noi è questa evidenziata in grassetto. Vediamo che per la configurazione più comune, la velocità massima per i motori è di 200 mm al secondo. A 16 microstep, che diventano 100 mm al secondo utilizzando 32 microstep. Ora, 100 mm al secondo è la velocità massima di spostamento più usata nelle nostre stampanti. Quindi possiamo dire che 32 microstep è il massimo che possiamo usare su un'elettronica di questo tipo. Ora, questa è la velocità che l'elettronica raggiunge occupandosi anche di gestire il display. La gestione del display, è abbastanza pesante. Nel nostro caso utilizzeremo un display di tipo autonomo, un MKS TFT32.
e controlleremo l'elettronica tramite il collegamento seriale. In questo modo scarichiamo l'elettronica dal carico di dover gestire un display. E quindi potenzialmente potremo provare a utilizzare configurazioni di microstep superiori a 32. Sull'elettronica ho installato il firmware Marlin 1.19. Senza la gestione del display. Ora, la configurazione dei microstep si fa tramite questi tre contatti qua sotto. Allora, se avete il ponticello, vale come alto, senza ponticello vale come basso. La configurazione di questi la potete vedere in questo schema. Quindi settate i ponticelli seguendo questo schema. Per la configurazione della corrente, il driver supporta al massimo 1,5 ampere. Per cui io sinceramente senza mettermi lì a misurare con il tester, ho praticamente girato quasi a 2/3 verso il massimo. Dovrebbe essere circa 1 ampere o poco più, se mi dà problemi l'aumento, altrimenti la lascio così. Questo procediamo all'installazione e facciamo una prima stampa. Bene. Abbiamo montato l'elettronica. Come vedete, avevo fatto un adattatore per allineare, la presa USB con i fori che ci sono nel pannello. Però, mi tocca questo montante qua. Per 2-3 mm è troppo grande. Quindi per il momento l'ho piazzata così e poi deciderò. Con questi driver è diventata veramente silenziosa, cioè è più rumore della ventola che del movimento dei motori. Bello, molto buono. Ok, ha finito la prima stampa. Una cosa che subito noto è che il tempo di stampa di 34 minuti e 33 secondi è inferiore al tempo di stampa indicato nello slicer.
in cura, che era di 38 minuti. Bisogna anche considerare che il tempo indicato qua è comprensivo del preriscaldamento del bed e della testina, mentre il tempo indicato in cura è solo il tempo di stampa, come se la stampante iniziasse subito a stampare. Quindi notiamo una riduzione dei tempi di stampa. Boh, un 5%, 10, 5. Questa è la prima stampa. Stampa fatta a 0,2, velocità 50. Sembra un buon lavoro, vediamo se funziona. Cavolo, se funziona. Fico. Bene, diciamo che il risultato iniziale è molto buono. Per questo video è tutto. Ciao, alla prossima.